Ci sono delle, sempre rimanendo in storie più o meno piccole, ci sono delle cose che non è che noi dobbiamo fare a tutti i costi, no? Come delle professioni, non è che per forza uno si deve intestardire con una professione che non gli è proprio perfettamente così, ritagliata, no? su di sé. Come questo strano personaggio che aveva deciso di fare il palo, la banda, no? Il palo della banda dell'Ortica a Milano, cieco, sguercio. Non mi sembra un lavoro giusto. Questa è la sua storia. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti al carabiniere. Insomma un ghisa, trica riba, un metro a notte. Neanche una piega lui la fa, neanche un pisse. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché l'era il suo mestre. Così precisi come quella della mascherpa. Sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda Mondocane, ma il nostro palo, ma brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che struttava nella notte. Ha visto nulla, ma che un pezzo la sento niente. Perché vederci non vedeva un autobotte, però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché l'era il suo mestè. Ci sono stati con gli spari che li debutte, gli amena via, gli amena via, era quasi il James Dean. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva e stesse no come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via, la gente guarda, gli dà 100 lire e poi se ne va. E lui circospetto guarda in giro e poi mette via, ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice: non si fa così a rubare. Dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro, chissà quando è che vengono su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, che skill, è proprio un Laura de Stupid. Io sono un palo, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio così, non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché l'era il suo mestè. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo, perché l'era il suo mestre. Mi scelgo dei pezzi difficilissimi, apposta come sfida personale. Allora, una serata bella come questa, io vorrei chiudere questo mio piccolo intervento con un brano a cui noi eravamo molto legati, perché mio padre ed io, e anche i musicisti con cui giravamo,
perché non lo so, ce l'ha fatta conoscere il papà con questo suo modo di interpretare questo brano, perché lo conosceva a fondo, conosceva chi l'aveva composto, e non c'è come conoscere bene una persona per interpretare bene un brano. E allora io mi sono innamorato di questo brano pian pianino, e lo faccio, cerco di farlo al meglio perché mi piace tantissimo, mi piace dedicarvelo. È un brano, una storia bellissima, storia d'amore di Luigi Tenco del 1965, e si chiama Com'è difficile. Grazie ancora di essere venuti, grazie. Com'è difficile bambina mia, com'è difficile volerti bene, con questa voglia che ho di andare per il mondo, con questa voglia che ho di andare via. Com'è difficile bambina mia, com'è difficile definire tutti i miei sogni, in un bicchiere d'acqua. Senza neanche aver visto, aver visto il mare. Com'è difficile, bambina mia, è difficile volerti bene, volerti tutto il bene che ti voglio io. Io che non so più vivere senza di te.
Vai Massimo, grande qualità, grande gusto, un grande artista, ragazzi. Paolo Iannacci.